Sì. Allora, come avete letto dal titolo qui sopra, o anche dalla slide che mi ha preceduto, questo sarà un video haul. E devo dire che ultimamente non sto facendo acquisti in fatto di cosmetici perché ho veramente tantissime cose, tantissimi prodotti da smaltire e quindi non sto acquistando più prodotti cosmetici perché voglio un attimo fermarmi. Però sono andata una settimana fa più o meno a fare delle compere con mia mamma, niente di che, sul serio. Ho fatto degli acquisti più che altro. Ho preso un paio di prodotti per la pelle, ho preso un mascara perché il mascara, l'unico mascara che ho adesso si sta seccando già e comunque non mi piaceva già moltissimo l'effetto, quindi ho pensato di provarne un altro, sempre storta. E quindi niente, vi faccio vedere un po' quello che ho acquistato. Ho messo tutto quanto in questa bustina che mi hanno dato in erboristeria perché ho preso una cosa anche lì. E quindi niente, cominciamo. Allora, prima tappa del giro è stato OVS, dove sono passata anche per vedere un attimo i prodottini nuovi e ho visto anche, passando qualche giorno dopo, che è uscita una nuova marca da OVS, che si chiama Shaka forse, non ricordo, che è una marca abbastanza economica, diciamo che ha un prezzo simile a quello della Kiko più o meno, anzi un po' più basso di quello della Kiko e adesso vedrò un po' insomma se acquistare qualcosa per provare o anche no, perché posso anche evitare. Comunque ho preso dei prodottini da OVS, niente di che. Allora ho preso un mascara, questo qui è l'I Love Extreme della Essence, e sicuramente ne avete sentito parlare perché è un mascara iper gettonato, perché è un mascara che è uscito da Essence che è piaciuto veramente a moltissime ragazze. Io l'ho visto in moltissimi video da Lolla e da altre e quindi ho pensato di acquistarlo anche da J'adore le make-up, quindi ho pensato di prenderlo perché stavo cercando un buon mascara che però non costasse molto, visto che quello della Catrice che sto utilizzando mi piace ma non mi piace, insomma dipende un po'. Invece questo era veramente super chiacchierato, quindi ho pensato di provarlo. E questo mascara costa sui 2-3 euro se non sbaglio e dà un effetto veramente straordinario. Adesso vi faccio vedere anche l'effetto sulle mie ciglia. Prima volevo farvi vedere lo scovolino che è molto grande, non so se si riesce a vedere, è molto molto grande e anche la boccetta è molto molto grande, quindi c'è molto prodotto e mi ha stupito proprio per questo scovolino enorme. Dovete fare attenzione perché io categoricamente ogni volta che vado a truccarmi la mattina, visto che già sono stanca, sono stonata, quindi faccio un pasticcio, vado sempre a macchiarmi la palpebra e specialmente se magari ci ho messo un po' a fare delle cose con degli ombretti oppure se ho fatto una riga di matita e a me non viene mai uguale. Quindi già quando mi viene, diciamo, simile tra i due occhi, la sporco pure di mascara e devo andare a sfregare per poi rifarla, diventa un casino, veramente divento isterica. Però se siete più accorti di me sicuramente non vi succederà. Comunque vi faccio vedere l'effetto sulle mie Ecco ciglia. qua, lasciate perdere il trucco un po' sfatto perché comunque sono tornata da scuola. Poi ho fatto veramente una riga di ombretto sfumato e basta. Però fa delle ciglia veramente molto molto lunghe. Mi piace veramente tantissimo. Io ho già le ciglia abbastanza lunghe di mio, però questo dà un effetto veramente straordinario. E niente, quindi ve lo consiglio davvero perché se avete le ciglia anche, diciamo, corte. O drittine, diciamo drittine, se avete le ciglia corte oppure un po' dritte, se cercate appunto un mascara che incurvi le ciglia, che dia un effetto molto volumizzante, molto allungante, ve lo consiglio questo qua. Voglio cercare di parlare più piano perché ho una parlantina insopportabile. Poi, continuando con gli acquisti, ho comprato uno scrub. Ho comprato uno scrub perché io ne avevo uno della Project che all'inizio mi piaceva abbastanza, però poi si è rivelato pessimo perché era veramente molto molto aggressivo. Io quando andavo a sciacquare il viso mi ritrovavo con le striature lasciate dai granuli sul viso, sulle guance, sul mento, sul naso, ovunque, ed era veramente brutto, anche perché io soffro di pelle arrossata, specialmente nella zona degli zigomi, quindi mi sembrava sciocco usare quello scrub e esacerbare il problema in quel modo perché veramente sembrava un peperone. E quindi ho comprato questo qui che a parte che ha un buonissimo inci perché è dell'erboristica e poi speravo di trovare un esfoliante un po' più delicato. Non volevo prendere quello della Nivea o delle marche super economiche o comunque delle marche da supermercato, diciamo, perché ero sicura che sarebbero stati molto molto aggressivi anche quelli. E alla fine ho deciso di prendere questo qua che è appunto un esfoliante viso idratante e purificante.
a base di olio e granuli di argan. Allora, spero che lo vediate perché c'è una luce fortissima. Comunque, questo è il tubetto. L'ho pagato sui 7 euro, 6-7 euro, non ricordo. Ci sono 75 ml e c'è il coniglietto, stop test sugli animali, è certificato ICEA, insomma. Sembra apparentemente molto buono, non vi metto a fuoco l'inci perché non si leggerebbe nulla, però sembra abbastanza buono. All'interno comunque c'è scritto che non ha coloranti, parabeni, siliconi e derivati petrolchimici, quindi sembra abbastanza buono come ingredienti. Allora, l'ho provato per ora soltanto una volta. E la consistenza mi piace molto perché è tipo un gel, molto molto soft, e i granuli sono piccoli, scrabano bene, cioè non è un esfoliante troppo delicato che non va ad agire, anzi devo dire che dopo soltanto un'applicazione ho notato che la pelle è molto più pulita, molto più purificata di prima, però non è aggressivo, quindi mi è piaciuto veramente tantissimo. Un accorgimento: se lo usate sotto la doccia come faccio io, lo scrub, non tirate molto molto violentemente la pelle, perché altrimenti questo scrub, essendo molto molto sottile, tende a spandersi ovunque ed è un po' difficile da lavorare. Quindi fate piano piano, fate dei movimenti circolari o comunque come siete abituati a fare lo scrub, molto molto delicati, e andate poi a fondo nella zona T per esempio, però siate delicate, insomma, abbiate un minimo di delicatezza, cosa che io ovviamente all'inizio non ho avuto. Poi, sempre per il viso, ho comprato una crema. Ero tentata di prendere una crema dell'erboristica sempre, però l'unica crema che mi piaceva era un trattamento riparatore viso, ed era un po' eccessivo come crema, era un po' eccessiva come crema viso per la mia età, c'era acido ialuronico, insomma. Quindi ho comprato questo qua dell'Equilibra, che è la crema viso al karité, è famosissima, sicuramente tutte quante la conoscerete. Se magari la fotocamera ci fa un piacere, ok. Ed è una crema viso nutriente intensiva, qui dice anti-aging, però io ho visto moltissime recensioni di questa crema, in primis da Lolla l'ho vista molte molte volte e lei negava questa cosa dell'anti-aging. Comunque volevo provarla. Ha un tappo protettivo intelligentissimo perché non fa entrare sporcizie e pelucchi nella crema. Questa è la consistenza, se si vede, è molto soda come crema, essendo circa di te, è idratantissima e la sensazione che mi dà è proprio quasi rimpolpante, perché quando andate a stenderla sentite come la pelle rimpolpata, elastica, morbida. È un piacere veramente da stendere e mi piace veramente tantissimo. Questa crema è ottima, è veramente fantastica, idrata molto bene, l'ho pagata sui 6 euro, sono 75 ml, quindi anche tanto prodotto. Di questa linea c'è anche il burro di karité puro, normale, e la crema per il corpo, che sicuramente proverò prossimamente. E comunque niente, consigliatissima questa. In ultimo, da OVS ho comprato un profumo, perché mi stavo un attimo stufando dell'acqua dell'acquolina. Dire acqua dell'acquolina è stranissimo. Mi stavo un attimo stufando perché alla fine è un profumo molto molto dolce, che mi rendo conto che io, essendo una patita dei dolci, sia da mangiare che da odorare, e mi rendo conto che anche se io sono pazza dei dolci, dopo un po' l'odore diventa stucchevole. E allora ho comprato un profumo un po' più floreale, e questo devo dire che già lo sto amando. L'avete già visto perché l'ho fatto vedere nel video sui profumi preferiti che ho fatto in collaborazione con L3190, trovate nel mio canale quel video in collaborazione. E appunto ho comprato questo profumo che mi sta facendo impazzire già, ed è l'Apparition Exotic Green di Emmanuel Ungaro, spero di averlo pronunciato decentemente. Questa è la confezione esterna, la scatola. Io non so perché lo rimetto sempre nella scatola dopo averlo utilizzato. La confezione è molto carina, è così, e il profumo è celestiale davvero, è un profumo di fiori dolce ma allo stesso tempo un po' acidulo, un po' speziato, quindi non è stucchevole, anzi è veramente un profumo curioso, mi piace veramente tanto. Non chiedetemi cosa voglia dire un profumo curioso, non ne ho idea. Questo è lo spruzzino, il dosatore,
l'erogatore, come cavolo si chiama, questo. E niente, mi piace tantissimo. L'ho pagato, non c'è più il prezzo, l'ho staccato. L'ho pagato 9 euro, forse 9 euro o 10 euro, insomma. Sono 30 millilitri, buonissimo. Sempre da OVS ho comprato anche delle cose di vestiario che però non vi faccio vedere perché secondo me poco ve ne frega. E poi ho comprato questo bracciale, questo qua, che se frequentate OVS assiduamente come faccio io l'avrete già notato, perché è un bracciale molto carino, è tipo in simil pelle, un po' scamosciato, non è esattamente in cuoio, con tutte queste borchiette. C'è anche in marrone più scuro. Io questo qua l'avevo visto da Erika Valentina 1338, intanto ormai è inutile dire il nome del suo canale perché purtroppo l'ha chiuso. Non voglio parlare di lei, per il semplice fatto che mi fa molto male parlare di lei, parlare del suo canale, perché comunque io la seguivo molto molto assiduamente, mi piaceva veramente tantissimo, non commentavo i suoi video, però la seguivo sempre, quindi mi fa molto molto male parlarne. Però adesso vedrò, insomma, se fare un video dedicato a lei come hanno fatto molte molte ragazze. Non lo faccio per stronzaggine, lo faccio proprio perché sono molto sensibile e mi verrebbe quasi da piangere, perché io ho pianto quando lei ha chiuso il canale, non mi vergogno a dirlo perché è così. Comunque vedrò se fare un video a parte o meno. Comunque questo è un braccialetto e l'ho preso principalmente perché ha il bottone. Siccome io ho il polso molto molto piccolo, tutti i bracciali o quelli tipo a cerchio, i bangles, oppure quelli anche col gancetto tipo questo qua, vedete che mi cascano praticamente all'avambraccio perché mi stanno larghi. Adesso potete vedere che io qua ho messo dei ciondolini, però questo in realtà dovrebbe stare qui, ma a me sta enorme. Invece questo ha il gancetto, quindi è più comodo, ha il bottoncino. Sono andata appunto in erboristeria perché stavo cercando un nuovo shampoo. Volevo provare uno shampoo con un Buonincci e allora sono andata in erboristeria con mamma, che lei doveva prendere l'Enné, e allora io ho comprato uno shampoo e alla fine ho deciso, c'erano un sacco di cose fighissime, ho scelto questo qua dell'erbolario ed è lo shampoo alla camomilla per capelli biondi e castano chiari. Questo qua, siccome a me piace tantissimo l'idea di poter rivitalizzare gli effetti, sì, gli effetti, i riflessi dei miei capelli, visto che io ho già i capelli chiari, però mi piacciono i capelli molto chiari, però non ho intenzione di tingerli assolutamente, quindi magari con la camomilla, che comunque è un rimedio naturale, potevo cercare di enfatizzare un attimo i riflessi dei miei capelli, i riflessi dorati dei miei capelli. Questo sono 200 ml, l'ho fatto anche questo soltanto una volta, quindi non posso dire se è effettivamente efficace, però posso dirvi che l'inci è buonissimo, il profumo anche è buonissimo perché sa proprio di camomilla, secondo me anche con una punta di cacao, quindi mi piace molto l'odore e poi lava molto bene i capelli. Un accorgimento: allora io ho i capelli molto molto secchi, la camomilla tende a seccare i capelli, quindi se volete utilizzare questo shampoo e avete i capelli secchi come i miei, abbinatelo magari a una maschera o a un balsamo molto importante. E niente ragazzi, questo è tutto. Io vi ho fatto vedere i miei ultimi acquisti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete informazioni in più sui prodotti, chiaramente. Sicuramente provandoli meglio vi farò sapere con una recensione più avanti. E niente, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto. Ciao ragazze!